Benvenuti a tutte ragazze, oggi con questo video voglio farvi vedere come poter allenare i dorsali a casa, anche se si hanno a disposizione pochi attrezzi, quindi magari arrangiarci con cose, con esercizi a corpo libero o comunque con oggetti anche di uso comune. Vediamo insieme quali possono essere questi esercizi. Partiamo subito dal primo esercizio. Per eseguire il primo esercizio basterà metterci in piedi e farlo appunto senza l'utilizzo di alcun tipo di attrezzo. Ovviamente però se avete a casa a disposizione dei piccoli attrezzi, dei manubri, potete tranquillamente seguire gli stessi esercizi con l'utilizzo di manubri. Ci posizioniamo in piedi, gambe, larghezza delle nostre anche, piedi appunto paralleli, ben poggiati a terra, quindi posizione stabile. Ginocchia leggermente flesse, spingiamo il gluteo dietro. La schiena è completamente in linea. Non accentuiamo alcun tipo di curva della nostra colonna vertebrale, quindi non andiamo né in ipolordosi né iperlordosi, ma cerchiamo di mantenerci appunto stabili, con il petto ben aperto, le spalle basse, lontano dalle orecchie. Lo sguardo che guarda un punto fisso avanti, ok? Quindi questa è la posizione di partenza, che è la posizione appunto giusta. Da questa posizione che cosa facciamo? Allunghiamo le braccia davanti a noi, mantenendo sempre spalle basse e petto aperto. Mi metto leggermente di così, in modo tale che possiate vedere meglio il movimento. Allora, chiudo le braccia, le mani al centro, quindi avvicino i palmi della mano al centro, delle mani al centro, e da questa posizione che cosa faccio? Faccio una sorta di D, quindi apro verso l'esterno, richiudo al centro, e apro, richiudo al centro e apro. Questo è il movimento. 1, 2, 3, 4, 5, fino ad arrivare a 10. L'idea, cioè quello che dovete percepire, è sempre che le vostre scapole posteriormente vogliano avvicinarsi in modo tale da lavorare appunto i dorsali. Dopo aver eseguito 10 di V, facciamo 10 di aperture laterali. Quindi la posizione è sempre la stessa, soltanto che le mie mani, i palmi delle mie mani sono uniti appunto al centro, ma anziché andare avanti formando una V, apriamo le braccia lateralmente formando appunto una T. Sguardo sempre fisso avanti, apro e chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo. Metto anche così. Quindi apro, chiudo, apro, chiudo. Immaginate sempre di voler strizzare una pallina che si trova al centro delle vostre scapole, una pallina piena di acqua. Quindi di volerla strizzare in modo tale da attivare appunto i muscoli che ci interessano. In questo modo avvicinate appunto le scapole, perché proprio grazie a questo movimento voi strizzate fortissimo questa pallina. Eseguite sempre 10 di queste, quindi 1, 2, 3, 4 fino a 10. Dopo aver eseguito 10 di queste, che cosa facciamo? Flettiamo i gomiti, la posizione è sempre la stessa, questa volta flettiamo i gomiti sono vicini al nostro corpo, quasi come se il nostro braccio andasse a sfiorare lateralmente il nostro petto, ok? Quindi i gomiti sono chiusi, il palmo delle nostre mani è rivolto uno contro l'altro, quindi sono paralleli. Da questa posizione apro verso l'esterno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Immaginate sempre di voler strizzare questa pallina piena di acqua, ok? Per avere l'idea di stringere al centro le scapole, mantenendo sempre la posizione corretta delle spalle. Dopo aver eseguito 10 di queste, che cosa facciamo? Stiamo in questa posizione e facciamo questo movimento. Rivolgo il palmo della mano verso dietro e poi di nuovo su, dietro, su. Quindi porto le mani verso il corpo e poi su, mantenendo però il gomito bloccato. Quindi questa parte qui non si muove. Quindi giù, su. Giù, su. Per mantenere questa posizione, che cosa succede? Che le mie scapole
devono essere sempre addotte, quindi è come se fosse un movimento comunque isometrico del dorsale, perché il dorsale, per mantenere questa posizione, più che il dorsale, qua stiamo lavando la porzione posteriore delle nostre spalle, per mantenere questa posizione è comunque contratta. Quindi quando state già così, già dovete sentire comunque il lavoro dei muscoli che mantengono appunto la posizione in isometria. E quindi da questa posizione io porto le mani verso il basso e poi di nuovo su, verso il basso e poi di nuovo su, verso il basso e poi di nuovo su. Ed eseguo 10 di questi movimenti. Quindi, ricapitolando, facciamo 10 V, 10 T, 10 di aperture, rimango qui, porto il palmo dietro e su, ancora per altre 10. Potete eseguire questa sequenza per 3 volte, quindi dopo aver fatto 10, 10, 10, 10, riposate un minuto, riposate 40-45 secondi, la ripetete una seconda e poi una terza volta, volendo anche 4. Errori che potete commettere nell'eseguire questo esercizio potrebbe essere quello che durante sia le alzate laterali a 90 e sia nelle aperture appunto laterali, quello che potrebbe succedere è che portate i gomiti indietro, ok? Quindi fare questo. Oppure andare comunque indietro. In realtà voi dovete sempre seguire il piano della vostra spalla, ok? La mano è una continuazione della vostra spalla, quindi seguite il movimento sul piano della spalla ed evitate di andare indietro o di portare comunque i gomiti indietro, perché questo è un errore che normalmente fanno le persone quando eseguono questo genere di esercizi. Per eseguire il secondo esercizio ci stendiamo a terra, allunghiamo le braccia in avanti e le stacchiamo dal pavimento. Adesso da questa posizione che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo unire i palmi delle mani, portarli dietro la nuca, arrivati alla nuca ritorniamo su, apriamo lateralmente col palmo della mano rivolto in basso e poi le portiamo dietro la schiena, ritorniamo al centro per portarle di nuovo in avanti, chiuderle e rifare lo stesso movimento. Su, ruoto, palmi della mano rivolti verso il basso, poi verso l'alto, chiudo al centro, il palmo della mano guarda in alto, apro, chiudo, ed eseguo lo stesso movimento. Questo esercizio possiamo ripetere per 3-4 serie, per un numero di ripetizioni che possono essere anche 10-12 ripetizioni. Per il prossimo esercizio ci servirà un asciugamano ed è il prone towel pull down. Allora, ci mettiamo sempre distesi, ok? Afferriamo il nostro asciugamano e lo teniamo ben teso, ok?
Partiamo che le nostre braccia sono staccate dal pavimento. L'importante è però avere sempre lo sguardo fisso comunque in basso. Cerchiamo di evitare di fare l'iperestensione appunto della parte cervicale. Quindi sguardo fisso in basso, spalle basse lontano dalle orecchie e soprattutto scapole addotte. Da questa posizione che cosa faccio io? Sollevo le braccia e facendo proprio una trazione tiro dietro il mio asciugamano e lo riporto su. Quindi lo sguardo sempre fisso in basso, tiro, 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 attivando i dorsali e ritorno su. E ancora, tiro, 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 tiro. L'immagine che dovete avere è quella di voler, immaginare proprio di voler allontanare ancora di più i due lembi dell'asciugamano, le due parti dell'asciugamano. Quindi faccio una trazione, ma è come se volessi quasi allungare l'asciugamano. Quindi tiro, 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 tiro e allungo. Tiro, 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 tiro. I gomiti vanno indietro e allungo. I pull-ups con l'asciugamano ci aiuteranno a lavorare i dorsali. È un esercizio un po' particolare, in realtà molto arrangiato a livello casalingo. E diciamo che lo scivolamento dipende anche dalle fughe del vostro pavimento, perché se avete delle fughe molto ampie o un pavimento molto ruvido, avete un po' più di difficoltà a scivolare. Come nel caso mio, io qua ho un pavimento molto ruvido e ho le fughe un po' larghine, quindi avrò difficoltà ad eseguire l'esercizio. Però ci servirà appunto un asciugamano sul quale appunto ci poggeremo e ci distendiamo su. No, un asciugamano sul quale ci poggeremo. Non so perché mi voglio complicare la vita, ma è così. Allora, le mani sono più o meno all'larghezza del nostro petto. Alla larghezza e all'altezza del nostro petto, ok? Per capire un attimino la prima posizione corretta. Il palmo della mano ben poggiato a terra, deve proprio aderire al suolo. La posizione di partenza non è quella dove io sto completamente spiaccicata sul pavimento, ma avendo il petto aperto, le scapole addotte, le spalle basse, io parto da questa posizione, ok? Quindi, anche quando distendo, se ci fate caso, io non faccio mai questo, ma io sto sempre così. Ok? Perché? Perché le mie spalle sono basse, lontane dalle orecchie, e questo mi permette, mantenere questa posizione con le scapole addotte, mi permette di andare a coinvolgere e isolare il muscolo dorsale, che è quello che voglio lavorare. Quando io porterò le mani verso di me, facendo scivolare il palmo della mano e facendolo aderire perfettamente al suolo, cioè io faccio proprio una sorta di trazione al suolo, come se volessi proprio aggrapparmi al pavimento, cosa succede? Che i miei gomiti vanno verso il basso, verso il corpo. L'apertura non è verso l'esterno, potrebbe anche essere verso l'esterno, ma quella più corretta è quella dove scivolano verso il basso e verso il corpo. Il gomito non si stacca mai dal pavimento. Quindi resta sempre adeso al suolo. Quindi scivola, 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 apro il petto e rilasso. Allora, vediamo insieme l'esecuzione. Vi ripeto che io avrò un po' di difficoltà perché il pavimento non mi fa scivolare molto bene, quindi mi aiuterò un pochettino anche con le gambe e con i piedi. Allora, sto così. Ok, a questa posizione io faccio una trazione e rilasso. Ok? E rilasso. Ok, adesso questo esercizio è molto di forza, proprio perché diciamo che comunque ci vuole una buona forza per fare l'esercizio. A me non interessa che ve ne facciate tante, io ho messo ai principi e agli esperti max. Max per me va bene anche un numero di esecuzioni che possano essere 6-8. Per i principianti stessa cosa, io ho messo 8-10, ma
ma in realtà per me va bene anche se ne fate una, due, cioè per me va bene lo stesso, non è un problema. Anzi, cercate proprio di vedere se settimana dopo settimana aumentate il numero di ripetizioni di questo esercizio e cercate di percepire proprio il lavoro del gran dorsale, che comunque qua è abbastanza importante, perché la forza da dover vincere comunque è importante, cioè l'attrito al suolo, l'attrito al pavimento non è minimo, ma è molto intenso, è molto forte, quindi ovviamente dovete vincere una forza che non è assolutamente leggera. Io ve la faccio rivedere. Posizione corretta, palmo ben poggiato a terra, allungo, scapole addotte, spalle basse, lontano dalle orecchie, sguardo fisso avanti. Non dobbiamo stare così, non dobbiamo stare nemmeno così, ma curva neutra della nostra colonna cervicale, e spingo col palmo della mano al pavimento, cioè io faccio proprio una trazione, il palmo della mano è ben adeso, mani ben aperte, dita ben aperte al suolo e allungo. E di nuovo, traziono forte e allungo. Ok? Quindi lavoro dovete sentire. Potete anche farlo con le ginocchia flesse. Fatto in questo modo è molto più leggero. Vedete com'è più leggero? Io riesco tranquillamente a scivolare, adesso andando fuori, però fatto con le ginocchia flesse è più leggero, quindi volendo potete tranquillamente fare l'esercizio con le gambe distese o con le gambe flesse. I prossimi esercizi prevedono l'utilizzo dell'elastico, o meglio di questi elastici che hanno la possibilità, di attaccare questo gancio, infatti si vendono proprio così, questo gancio alla porta. In questo modo noi abbiamo la possibilità di eseguire diversi tipi di esercizi. Uno di questi è appunto il lat pull down, il pull down appunto con l'elastico. Allora, gambe larghezza del nostro bacino, spingiamo dietro i glutei e partiamo da una posizione di allungamento, ok? Col petto ben aperto. Da questa posizione di a massimo allungamento dei dorsali, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo spingere le braccia verso il basso, mantenendo le spalle basse e contraendo i dorsali. Quindi io distendo e contrai, distendo e contrai, cercando di mantenere sempre il petto ben aperto, distendo di voler tirare qualcosa indietro verso il basso e indietro, come se voleste, per esempio, immaginate che stai in una vasca piena di acqua e di voler spingere l'acqua con i palmi delle mani verso il basso e posteriormente. L'idea è la stessa, il concetto è lo stesso. Secondo esercizio, sempre da eseguire con l'elastico, il lat con l'elastico, ci posizioniamo in ginocchio, partiamo da un certo livello di tensione dell'elastico, mantenendo sempre le spalle lontano dalle orecchie, quindi spalle basse, allarghiamo i gomiti verso l'esterno e risoliamo su. Immaginate sempre di voler unire dietro le scapole, strizzando la pallina piena di acqua e ritorniamo su. Strizzo e ritorno su, e ancora strizzo e ritorno su, strizzo, massima contrazione, massimo allungamento. Mi raccomando, non portiamo i gomiti dietro, ma i gomiti scendono verso il basso, ok?
e non portiamo le spalle a 90 gradi rispetto al corpo, ma seguono sempre, la discesa segue la linea delle spalle. Quindi i gomiti, le spalle, cioè la direzione proprio delle braccia, è leggermente più avanti, non a 90 gradi, ma leggermente più avanti. Quasi a formare un angolo di circa 45 gradi rispetto al corpo, ok? Quindi distendo e tiro. Massimo allungamento. Se state più comodi vi potete anche sedere così e massima contrazione. Spalle sempre ben aperte, petto basso, spalle sempre ben aperte, petto in fuori, volevo dire. Ultimo esercizio che vediamo insieme è questo. Allora, partiamo sempre da un certo livello di tensione dell'elastico. Petto aperto, spalle basse e portiamo i gomiti lateralmente aprendoli e arrivando con le mani all'altezza delle nostre spalle e distendo. Quindi apro, chiudo dietro le scapole, immagino di strizzare la pallina e ritorno. Quindi apro e ritorno, allungo e ritorno. Spingo dietro i gomiti e allungo. Uno,